Ho tagliato i miei capelli e ci ho fatto una coperta, la lascio sopra il letto che ti possa riscaldare. Da quando non ti amo la tua schiena stai scoperta, il tuo collo ha più paura ed ogni notte è un temporale che ti fa tanto male. Ho raccolto le mie lacrime e ci ho fatto una pozione, la lascio sul comò perché ti possa dissetare. Da quando non ti amo la tua gola è un burrone, il tuo petto brucia forte e sta lì lì per soffocare. Buongiorno, che ne pensate di questa iniziativa? Che ne bella, pensate? Bella, molto bella, molto bella. Siamo venuti qua a bellissima. Collaborare, ho portato un po' di caffè e liquidolci. Vedi? Questo l'ha fatto un bambino, Francesco. Adesso lo facciamo asciugare. Un bambino? Scusa, ma c'era Francesco. Quello o l'hai preso qua? Un bambino di quanti anni? Quella è una figura di un'arte incredibile. Ma sì, è una tecnica del tovagliolo, è meraviglioso. Oggi è una bella giornata, ci leva nel sangue, però... È una bella iniziativa, una bella iniziativa proprio. Ci stanno tante associazioni, la libreria di Gala. Che associazioni sono presenti? Tantissime, ma non me ne vengono in mente tutte, perciò ha iniziato. Non ho studiato lei. Non ho studiato per questa questione, però la libreria ha tenuto volentieri per regalare libri. Allora, siamo qui perché siamo presenti a Prima Porta con la Casa dei Bimbi e vogliamo farci conoscere perché sono tante belle attività per i bambini della zona, è tutto gratuito. Nel pomeriggio si organizzano corsi di musica, teatro, danza. Anna, poi l'associazione? Anna. Ah, benissimo. Che io sono la dottoressa Durante Gloria, faccio parte del direttivo. È un'associazione che ci occupiamo di bambini, ma non solo, anche di famiglie. Quindi un centro famiglia dove c'è lo sportello di sostegno psicologico. E allora, il futuro come va qui? Il futuro come va? Va bene questo futuro? Allora ce lo prospettate, che cos'è questa cosa? Me lo dici tu? Abbiamo appena lanciato una stampa di un piccolo geco. Abbiamo avuto un po' di problemi, però adesso ci sta andando bene. Ma questa è in collaborazione con Verde Labaro? Verde Labaro fa anche le cose tridimensionali. Sì, ci proponiamo di fare dei corsi per i ragazzi. Grande, grande, grande cosa. E tu invece leggi? Io voglio. Bravo, sei del quartiere? Come ti chiami? Saif, che bel nome. Nazionalità? Fantastico, grazie Saif. Ecco, questo è anche... Grosse soddisfazioni. Una porta sul mondo. La libreria Rinascita su questo vuole starci sempre. Regaliamo libri perché ci li regala la gente. Noi perché noi siamo miliardari ci abbiamo da dare i libri gratis. Ma ci si regala da noi e noi